affrontate questa iniziativa per il periodo natalizio, la distribuzione di queste borse riciclabili nei mercati milanesi? Sì, questa è un'iniziativa che abbiamo fatto aderendo a un invito del Comune di Milano, che riteniamo possa essere di mutuo vantaggio e che vede appunto la distribuzione gratuita di borse fatte con materiale riciclato e a sua volta riciclabili e a loro volta riciclabili, che verranno appunto distribuite con l'aiuto di questa associazione Onlus che si chiama Sorriso, verranno distribuite nei mercati comunali, nei mercati all'aperto, non proprio nei mercati comunali, nei mercati all'aperto durante il periodo natalizio. Questo è un regalo che facciamo alla città di Milano, perché chiaramente comporta per noi un discreto sforzo economico, ma che riteniamo sia giusto fare, sia nell'ottica dei rapporti con il Comune, perché noi in fondo abbiamo sede a Milano, lavoriamo a Milano, per cui vogliamo avere un ottimo rapporto con la città di Milano, che peraltro è una città all'avanguardia e punta di eccellenza nella raccolta differenziata, e anche per sensibilizzare i cittadini sul fatto che la plastica non è così cattiva come spesso si racconta, ma è un materiale che, se opportunamente trattato, opportunamente gestito, crea dei grandissimi vantaggi per la collettività. Ci sono progetti per prolungare questa iniziativa? Beh, questo dipende molto dalle risorse economiche che avremo a disposizione per l'anno prossimo. Vedremo se sarà possibile, lo faremo, se sarà difficile non lo faremo. Da quando saranno distribuiti i sacchetti, per quanto tempo? Ma saranno distribuiti dal 15 al 20 di dicembre, per cui questa è la data temporale nella quale avverrà l'operazione. La parte di supporto alla Onlus ha un obiettivo preciso o è giustamente lasciato poi la responsabilità della Onlus di definire quale sarà il progetto? No, beh, diciamo che l'inserimento della Onlus in questo progetto è anche quello di dare visibilità alla Onlus, perché possa far conoscere la sua attività e possa avere spunti e trovare fonti di finanziamento ulteriori per la più che meritevole attività che stanno portando avanti. Grazie. Prego.